I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da Teachmill ed hanno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori di Teachmill non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Teachmill, a meno che non sia stato specificato. I CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 72% e il 71% dei conti di clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con Teachmill UK LTD e Teachmill Europe LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, il webinar è presentato da me, Giuseppe Ciericola, Country Manager Italia di Teachmill, e con me un gradito ritorno, Sergei Magala, programmatore e trader indipendente. Allora, prima di entrare nel vivo del webinar, farò una brevissima presentazione del broker che rappresento, Teachmill, broker regolamentato dall'FCA UK, con fondi segregati e separati dalla società, assicurati fino a 85.000 sterline. È un broker non unit desk, quindi il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider senza nessun intervento manuale da parte del broker. La velocità di esecuzione è ultra rapida, con una media di 0,15 secondi, garantita da oltre 10 server sparsi per il globo. Non ci sono requote, non ci sono limitazioni su nessun tipo di strategia, quindi potete utilizzare quella che ritenete più opportuna come scalping, arbitraggio, eccetera. Gli spread partono da zero con commissioni tra le più basse del mercato. Non ci sono costi su depositi e prelievi. Questa è un po' la mappa dei nostri server, tra cui quello di Londra, il principale, poi c'è quello di New York, Tokyo e gli altri di backup. Potete in qualsiasi momento confrontare l'offerta spread e commissioni di Teachmill con altri broker dal sito esterno di MyFXBook. Noterete come per la maggior parte delle volte Teachmill abbia gli spread e le commissioni tra le più basse, ve ne accorgete da queste caselle illuminate di verde. Grazie a queste qualità, per 2 anni di fila siamo stati programmati come miglior broker per esecuzione ordini, sia nel 2018, questo signore che vedete qui stringere il premio, il nostro amministratore delegato Duncan Anderson, e anche poi nel 2019. Allora, adesso io ho finito la presentazione, passo il monitor a Sergei. Vediamo, quindi io ti assegno come ruolo come relatore, Sergei. Ok, quindi adesso dovresti riuscire a condividere il monitor. Io nel frattempo vedo un po' di domande perché, allora, Pino mi segnalava un problema d'audio. Non so se gli altri mi sentono, però già prima mi sentivate bene, quindi penso che sia forse un problema solo di Pino. Allora, volevo fare una premessa prima di darti la parola, Sergei, sul webinar di questa sera. Allora, io parlando con Sergei prima, lui mi ha detto che verrà dato un expert, in modo appunto come offerta didattica a tutti i partecipanti. Quindi adesso i partecipanti, quelli attivi, quindi di questa sera che seguiranno il webinar, riceveranno direttamente l'expert da Sergei. Quindi Sergei vi invierà un'email, dove appunto vi darà tutte le istruzioni del caso. Per chi invece adesso poi vedrà questa registrazione, perché è registrato, allora dovrà contattare direttamente Sergei all'indirizzo email che adesso Sergei vi fa vedere. Quindi chi adesso non è live ma vedrà la registrazione dovrà contattare direttamente lui, Sergei, a questo indirizzo email training2.0@gmail.com, perché ripeto, Sergei invierà l'expert soltanto ai partecipanti, quelli attivi di questa sera. Quindi questa cosa deve essere chiara. Ok, Sergei, io ti passo la parola e poi non so se tu hai modo di leggere le domande. Se vedrò delle domande attinenti a quello che andrai a spiegare, ti fermerò e magari appunto poi spiegherai in risposta alla domanda, altrimenti poi le lasciamo per gli ultimi minuti. Va bene, ciao Giuseppe, ciao, buonasera a tutti. Sì, purtroppo le domande non le vedo, quindi diciamo che
Possiamo anche evitare di farle a questo punto, a meno che ci sia qualcosa da ripetere, ecco, Va bene. chiarire man mano, se no facciamo come il gioco del telefono che... No, solo se è proprio una domanda proprio intelligente, quindi te la faccio, te la giro, altrimenti la lascio per gli ultimi minuti. Ecco, sì, va bene, mi risparmio la battuta sulle domande intelligenti. Va bene, niente, di nuovo buonasera a tutti. Allora, adesso fatemi capire per condividere in presentazione. Ok, così dovrebbe andare. Perfetto, mi chiamo Sergei Magalà, mi occupo di trading in generale da più di 10 anni. Sono specializzato nel trading automatico, nella programmazione dei trading system. Osservando un pochino gli argomenti trattati nella chat Telegram di Giuseppe, mi sono accorto che molto spesso viene utilizzata o comunque trattato l'argomento griglia e piramidazione, comunque questo tipo di gestione un po' particolare delle posizioni che si sposa molto bene con l'utilizzo della piattaforma MetaTrader e quindi automatizzazioni di sistemi di questo tipo. Con Giuseppe abbiamo deciso di fare questa serie di webinar. Oggi parleremo delle griglie. Ok. Potete segnarvi il mio sito internet, qui sergeimagla.net, quello che faccio io è un'attività di formazione un po' particolare, comunque adesso chi mi conosce già bene, chi no vedrà un pochino il tipo di approccio che ho. Sì, parleremo un po' di aspetti tecnici, ma specialmente di aspetti strategici, perché siamo qua per imparare, ma siamo anche qua per avere qualche spunto per riuscire a portarci qualche soldino a casa dai mercati finanziari, che è la cosa più importante. Allora, il webinar di stasera l'ho chiamato Grind and Greed, Greed and Greed, quindi griglia e avidità. Ok? Spettacolo. Come? Spettacolo, bravo. Mi piace. Esatto. Ed è il primo webinar di una trilogia di webinar, quindi onde evitare di ripetere il mio record di un webinar tecnico che è durato ben 5 ore una domenica, abbiamo deciso di spezzettare in tre webinar dove oggi parlo delle griglie, quindi della gestione immediata, comunque adesso scopriremo subito un po' di cose. Nel webinar successivo parleremo delle piramidazioni, quelle anche, diciamo, la moda vuole che vengano chiamati impropriamente anti-martingale, d'accordo? E il terzo webinar sarà, diciamo, un riassunto dei concetti che estrapoleremo da questi due primi webinar e parleremo dei money management, del rischio, della gestione delle posizioni in genere e anche del rapporto rischio-opportunità e probabilità. Sono temi che di solito non vengono trattati nella formazione del trading perché lo sappiamo tutti, sicuramente ci piace di più vedere un po' di scarabocchi infografici piuttosto che addentrarci in discorsi un pochino più complessi. Vabbè, è giusto così. Come dico sempre, qualcuno che perde soldi sui mercati ce lo dobbiamo sempre tenere. Allora, che cos'è una griglia? Molto semplicemente un'immagine che vale più di 1.000 parole, una serie di posizioni, okay, aperte immediata. Cosa vuol dire? Queste sono delle posizioni in sell, questo è un sistema automatico, sistema semplicissimo, banale. Questo qui lo programmiamo in un'oretta durante una delle serate dei miei corsi di programmazione MQL. Comunque può farcela, ecco, che praticamente apre una serie di ordini pendenti, sempre nella stessa direzione, e se il mercato va contro, chiude in media, molto semplicemente.
Questo è un esempio banale di gestione a griglia, ok, con la chiusura a mediazione netta. Ci possono essere migliaia di variazioni sul tema, ne vedremo qualcuno, però il concetto base è questo. E qui sotto vediamo le equity tipica di un backtest di un sistema a griglia, che di solito prende questa forma qui, a linea retta, d'accordo? Qui vediamo un altro po' di operazioni, qui vediamo anche delle bande di Bollinger, ma non importa, perché qui le bande fanno da discriminante per, diciamo, come trigger, quello che si chiama trigger tecnicamente, discriminante, diciamo, per la prima entrata, d'accordo? Però, no, come vedremo, non ha nessuna importanza cosa c'è dietro alla prima entrata, alla scelta della direzione, quindi, della griglia. Ma quello che conta è proprio la gestione, ovvero, se la prima entrata la chiudo in profitto, bene, vado avanti, aspetto il prossimo segnale. Se il prezzo ci va contro, continuerò ad aprire delle posizioni nella stessa direzione della prima, d'accordo? Finché il mercato non ritraccia di una certa percentuale, diciamo, di mercato, tanto da poterci farci chiudere l'operazione in media. Adesso in questa seconda immagine, a differenza della prima, noi che cosa vediamo? Vediamo una griglia con una gestione della posizione a martingala, quindi ogni livello aumenta la size. Infatti vedete che se qui la mediata ha chiuso al centro della griglia, quindi c'è voluto un 50% di ritracciamento tra la prima e l'ultima posizione, qui il ritracciamento è stato di una piccola percentuale rispetto diciamo a quello che è il range tra la prima posizione aperta e l'ultima, vedete? Ok, schematizzando, che cos'è una chiusura immediata? È questa qui, apro un buy, dopo un po' apro un secondo buy se il mercato mi va contro, quando il mercato ritraccia, quindi long, quindi il mercato va short, quando ritraccia, arrivando, diciamo, al centro tra le mie due operazioni aperte, tra i miei due livelli della griglia, io chiudo in media. Posso anche chiudere con un po' di profitto, posso chiudere in media tenendomi qualche punto per pagare lo spread delle operazioni, per essere proprio in pari. Non ha importanza. La chiusura, quando si arriva a un certo punto, si può attivare un trailing stop. Mi è capitato di programmare su commissione anche delle griglie complicatissime con delle logiche molto particolari. Programmato delle griglie che mi sono arrivate dei PDF di 30 pagine per descrivere con le formule della gestione della posizione. Non ha importanza. Il succo del discorso è solo semplicemente questo. Si cerca un prezzo di media per chiudere le operazioni sempre in profitto nella loro media. Ok, qui ovviamente una operazione verrà chiusa in perdita e una in profitto. La loro media risulterà zero o piccolo guadagno. Ok, questa invece è la stessa cosa dal lato sell. Ok, sell, il mercato va long, apro una seconda posizione, aspetto che il mercato ritracci al circa 50% tra le due operazioni che ho aperto e chiuso in media. Ok, questo succede con due operazioni, ovviamente di queste operazioni ne posso continuarne ad aprire all'infinito, cioè che poi all'infinito niente, il limite sarà, ok, il mio conto di trading. Ho accennato della possibilità di gestire a martingala, come vedete qui. Cosa vuol dire? La martingala fa paura come termine, perché si pensa subito all'aumentare del rischio. Sì, è vero, diciamo che nel mondo del trading solito funziona così, che un sistema griglia martingala è una cosa rischiosissima che brucia i conti. Sì, è vero. Però matematicamente la martingala non è stata inventata da questo, e quando viene utilizzata da qualche trader, diciamo, particolarmente accorto, la martingala può addirittura ridurre il rischio da
diciamo, agendo su due fattori. Uno, proprio distribuendo il rischio di un'operazione. E come seconda cosa, giocare anche sulle probabilità di riuscita. Vediamo cosa succede. Nel primo esempio qui a sinistra entro con un lotto e mezzo. Diciamo che il mio money management mi suggerisce che questa è la size giusta per entrare in una certa posizione. Adesso non stiamo a dire è molto, cioè, proporzionato al mio conto di trading, questa è l'entrata giusta. Ok, ho fatto i miei conti, più o meno rischiosa, questo è un discorso a parte, d'accordo? Quindi entro con una certa posizione, per semplicità diciamo 1,5. Ok, su dei segnali di contatto con le bande di Bollinger, o piuttosto che un downtrend channel, piuttosto che una regressione lineare, più o meno un tot deviazioni standard, quello che vogliamo, non ha nessuna importanza. E l'idea è quella appunto di cercare di chiudere su un segnale, diciamo, di valore medio. In questo caso chiudiamo su una media mobile, molto semplicemente. Ripeto, per fare un esempio, non è che una strategia, ok? Mi raccomando. Nel primo esempio vediamo che il drawdown della mia operazione è di 1200 dollari. Che cos'è il drawdown? Il drawdown di solito si utilizza per indicare, diciamo, l'escursione massima della mia equity. Nel caso di un'operazione singola, si chiama di solito MAE, quindi maximum duration, massima escursione avversa, okay, è di 1200 dollari. E vado a chiudere sul mio segnale con la mia perdita. Okay. Nel secondo caso entro con la stessa size, ma non subito, la divido. Ok, quindi mi tengo, diciamo, da parte un'operazione in più e la dedico a quello che io chiamo rispetto della imprevedibilità del mercato. Io dico sì, secondo il mio sistema, entrando su questo tipo di segnale, di solito chiudo in profitto. Però ogni tanto, spesso, il mercato mi fa sempre, quasi sempre, dei punti a sfavore. Allora io dico, ok, il primo segnale lo gestisco con una parte, quindi un terzo della mia posizione. Se mi va contro, ne apro un altro. La somma delle due posizioni sarà quella che il mio money management mi ha suggerito come posizione ideale. Ok? Quindi apro 0,5, il mercato mi va un tot a sfavore e apro un'altra posizione, doppio della prima. Chiudo sul segnale, ok, quindi qui non sto chiudendo sulla media, questo consideratelo come un trading system che non ha nulla a che fare con le griglie, con le martingale, ok? È un sistema che vende sulla banda superiore, compra sulla banda inferiore e chiude a mediana. È un esempio di studio, ok? Non sto dicendo che sia profittevole o meno. Però quello che possiamo osservare è che in questo caso siamo entrati sì della stessa size, però il drawdown dell'operazione si è ridotto tantissimo, siamo passati da 1200 a 800 dollari. E sullo stesso segnale tecnico vado a chiudere con un bel profitto invece che con una certa perdita. D'accordo? Che cosa è cambiato? Il segnale era quello. La size, diciamo, somma era quella. Su che cosa oggi ho agito? Ho agito sulle probabilità. Ok? La probabilità è una di quelle parole, uno di quei termini, uno di quei concetti che sentirete pochissimo nella solita formazione, perché viene poco presa in considerazione. Invece, quando si parla di money management, di possibilità di riuscita di un trading system, di un sistema di trading, di un'idea di trading nel futuro, forse è il concetto che andrebbe approfondito di più. Ok, quindi abbiamo detto livelli, ritracciamento e probabilità. Ok. La chiave del ritracciamento, perché
con una griglia, se avete capito il concetto dello funzionamento di una griglia o di una gestione della posizione con delle mediazioni, ok? Io punto su che cosa? Sul fatto che il mercato non si muove mai sempre in una direzione in maniera costante, per un, diciamo, una quantità di punti mercato infinita senza mai ritracciare. Un po' di ritracciamento lo fa sempre. Può essere un'inversione di tendenza, importante, o può essere un semplice di ritracciamento di una certa percentuale di quello che è la differenza tra il minimo massimo relativo. Ok, quindi su che cosa punta la gestione a griglia con martingala? Punta sul fatto che, siccome che il mercato ha di solito questa caratteristica di ritracciare, ok, va a scommettere sul fatto che, anche se la posizione mi va contro di un certo tot, che è difficile da definire a priori, però si va a scommettere sul fatto che, nonostante che il mercato mi vada contro, questo prima o poi ritraccerà di quanto? Di una certa percentuale. Ok, di una certa percentuale necessaria per chiudere la griglia, la mediazione che ho impostato. Ok, quant'è questa percentuale? Una griglia a importi fissi e una chiusura in media perfetta ha bisogno di un ritracciamento del 50%, okay, di punti mercato. 50% di cosa? Della differenza in punti tra la prima e l'ultima posizione che ho aperto. Ok, se aumento la size dei livelli delle mediazioni che vado ad aprire, che cosa succede? Che la percentuale di cui ho bisogno per chiudere in media diminuisce. Ok, quindi se faccio dei livelli di griglia a, per esempio, una griglia con solo due livelli 0,1, 0,1, per arrivare in media ho bisogno di un ritracciamento di 50%. Se il secondo livello lo raddoppio come posizione, 0,2 lotti, se stiamo tradando il Forex per esempio, okay, ho bisogno di un ritracciamento del 33% circa per fare la parità, perché qui avremo una operazione che perde, non so, supponiamo che ci siano 100 punti tra un livello e l'altro. La prima perde 50 punti, la seconda guadagna 50 punti, le size sono uguali, quindi il punto vale uguale. Ammetti, quando il ritracciamento è del 50%, chiudiamo in parità, al netto delle spese, va bene. Okay. Nel secondo caso, moltiplicatore 2, abbiamo bisogno di che il mercato ritracci di un terzo, quindi circa di 33 pip su 100, 33 punti su 100, d'accordo? Quindi avremo avremo, diciamo, bisogno di un 33% di ritracciamento, perché per esempio avremo 33 punti con 0,2 lotti, fa 66 di gain. Il buy mi sta perdendo quanto? 100 meno 33, 66 di loss, e si fa la parità. Ok? È chiaro questo concetto? Moltiplicando addirittura per 4, è sufficiente che il mercato ci ritracci di un 20% tra un livello e l'altro. Ok, facendo la botta di conti, 20%, 20 punti, però abbiamo l'operazione pesata per 4. Ok, quindi abbiamo 20 punti, però è come se fossero 20 più 20 più 20, 80 punti. Il buy ci sta perdendo 80. Ok, quindi solo con 20 punti di ritracciamento su 100 andremo a chiudere in parità. Ok, quindi di cosa abbiamo parlato fino adesso? Abbiamo parlato di ritracciamento, ma abbiamo anche parlato di probabilità. Ok, e questo è il punto. E
Non so, ditemi voi quanti formatori vi parlano di probabilità di riuscita. Cioè, proprio faccio fatica a instaurare con dei miei colleghi trader un discorso sul calcolo della probabilità. Quindi l'aumento delle size delle posizioni aumenta la probabilità di chiudere la mediata perché richiede un ritracciamento minore. È minore, quindi target più vicino è più probabile. Adesso torneremo anche ancora su questo punto. Sono concetti un po', diciamo, non mainstream, però sono fondamentali. Ecco, un trader deve partire da queste cose qui per cominciare a capire qualcosa dei mercati finanziari, d'accordo? E non si scappa. Allora, questione di probabilità, maggior moltiplicatore del livello uguale più probabile di chiudere in media, minor distanza tra le mediane uguale più probabile, perché abbiamo detto target più vicino, più probabilità. Più livelli della griglia si alza, più probabile. Adesso per ogni punto posso portargli quasi un paper scientifico con tutti i calcoli probabilistici, ma lasciamo stare, ok? Diciamo le nostre cose interessanti, diciamo le nostre conclusioni. Come ho detto, che ci serviranno per venire a un qualche punto, diciamo, per avere qualche spunto per portarci a casa qualche guadagno dai mercati finanziari, d'accordo? Io faccio poca teoria nella mia formazione, ok? La teoria, a chi piace fare ricerca come piace a me, diciamo, gli spunti sono qui, si possono approfondire, d'accordo? Ok, quindi più livelli uguale più probabile di chiudere la griglia immediata. Quindi è una questione di probabilità, ma anche una questione di rischio. Ok, perché a questo punto apro infiniti livelli vicinissimi, raddoppiando sempre la posizione o quadruplicando la posizione tra un livello successivo e l'altro. Sulla carta funziona, matematicamente è perfetto, funzionerà sempre una strategia del genere, d'accordo? La martingala funziona, ok? Però funziona quando hai, diciamo, il conto di trading rifinanziabile verso tendente all'infinito. Ok? Quindi il rischio qual è? Il rischio è che purtroppo il calcolo del rischio che dobbiamo fare è l'escursione avversa che potremmo subire sulla somma di tutte le posizioni. Quindi purtroppo non posso raddoppiare all'infinito, non posso aprire i livelli della griglia all'infinito, perché a un certo punto il rischio sarà insopportabile, il conto si svuoterà prima o poi, d'accordo? È tutto qui, questo diciamo è il punto debole di questa meravigliosa, diciamo, di questa meravigliosa struttura della gestione della posizione tendente a aumentare le probabilità di chiudere un trade in profitto. Ovviamente, diciamo, siete nuovi del mondo del trading, la martingala, giustamente avete imparato ad associarla a che cosa? Alle solite truffettine online. Ma infatti, ci piaccia o non ci piaccia, dov'è che incontriamo per lo più i sistemi a griglia, le martingale? Le incontriamo soprattutto nel mondo del MetaTrader, degli expert advisor, quindi sono trading system commerciali, ok, per la MetaTrader, che molto spesso non fanno una bella fine, ok, tendono a svuotare i conti, diciamo, d'accordo, le varie forex truffe, le gestioni abusive, dove vedete, come in questo caso, vi ho fatto vedere all'inizio che cosa la tipica equity di un sistema a griglia che cresce sempre, d'accordo? Quando vedete un equity che cresce sempre, quella è una griglia, una martingala o comunque c'è qualcosa che non va. Questo per esempio è una commerciale, vedete l'equity che cresce sempre, però vedete questa qui è l'equity questa rossa. Qui sul grafico, non so, Giuseppe, si vede il mio mouse, il cursore? Si Sì, vede così? Perfetto. sì. Ok,
La linea rossa è il saldo, quindi il saldo delle operazioni chiuse. Questa gialla qui è, diciamo, la fluttuazione della posizione aperta, e qui andiamo a perdere tutto quello che abbiamo guadagnato in un tot di mesi di trading. Ok, questo è quello che succede nella realtà, d'accordo? Quindi la differenza tra un backtest oppure un test in demo e la realtà, ok? Cose che capitano. Vediamo un po' di griglie commerciali. Allora, questo qui è Night Trader Channel. Allora, questo qui è il sistema di un amico mio, un programmatore, okay, che noi ci sentiamo dal 2011, penso che ci conosciamo, scambiamo un po' di idee di cose. Si chiama Carlo, programmatore, mi credo, molto bravo, che ha realizzato questa griglia. È forse la più longeva che si trovi su MyFXBook. Ok, perché si parla di un sistema che è partito nel 2011, ci conosciamo anche da prima, ci penso. Adesso sinceramente non le ho chiesto se potevo postare, però visto che comunque ha lasciato il link su My Facebook, quindi immagino che non ci siano problemi, dopo gli farò avere la registrazione, si farà due risate. Ok, premessa, imparate dai sistemisti. I sistemi, perché tra sistemisti, cioè non dico un codice, come lo posso chiamare, neanche un codice etico, un codice, diciamo, di onestà intellettuale. Quando svuotiamo un sistema, fra di noi ce lo diciamo, guarda, qui è andata così. Quindi non abbiamo neanche il problema di lasciare magari per molto tempo su MyFXBook. MyFXBook è questo provider che certifica, diciamo, un conto di trading, che può essere un demo, un reel, quello che è, un conto vetrina, anche con dei sistemi che sono andati male, okay? Quindi non solo pubblicità, ma anche, diciamo, studi condivisi, ok? È il livello, diciamo, di sincerità che dopo ci porta a capire delle cose importantissime che trovate studiando dai sistemisti, non lo trovate da nessuna parte. È un dato di fatto. Ok, perfetto. Allora, dicevamo, questo è un sistema griglia molto longeva. Vi dico subito che lavora su sterlina dollaro e praticamente cerca di chiudere le posizioni durante la nottata. Se la posizione non viene chiusa, viene gestita con le mediate. Ok, quindi niente di nuovo. Bellissimo, è durata tanto, peccato che non è finita bene. Ok, ecco, magari, cioè, qualche mese fa era ancora viva, ok, e stava facendo il 300% di gain, d'accordo? Quindi stava triplicando il conto. Volada, trading system del vostro affezionatissimo, ok, presentato nel 2017. È ancora viva il Volada, questo qui è il backtest. Dopo vi faccio vedere dove trovare la registrazione dei miei vecchi webinar. Questo è Volada ad oggi. Okay. In realtà in agosto l'ho staccato. L'ho staccato senza avere dei cadaveri, ecco, era praticamente chiuso perché è un esperimento che ho voluto interrompere per magari sviluppare qualche cosa di nuovo. Su MyFacebook ancora trovate questi test. Ok, è un sistema che è andato molto bene per un annetto, dopodiché ha beccato il suo periodo di drawdown molto consistente, perché è un sistema che lavora su 3 cross, 2 cross su 3 purtroppo sono andati in drawdown, e questo in che cosa ha comportato? Ha comportato che anche quella po' di differenziazione che avevo messo nel sistema non è stato sufficiente a contenere il drawdown. Comunque il sistema è sopravvissuto, un conticino l'ho svuotato, ma lì ero proprio entrato di entusiasmo aggressivo, capita, è giusto così, doveva essere un conto vetrina che se continuava con questo andasse con pochissimo drawdown per un altro annetto, sarebbe stata la star delle griglie, va bene così, lo usiamo come spunto per
studio, ok? Quindi Volada, sistema ancora vivo, che ha superato il suo drawdown previsto, qui addirittura avevo aperto un livello in più manualmente, quindi il drawdown poteva essere ben inferiore, ok, un bel 30% in meno di drawdown se avessi lasciato fare la griglia da sola. Ok, per vedere la presentazione di questo sistema, dove dico tantissime cose interessanti, ok, canale YouTube Trading 2.0 di Sergei Magalà, vi potete iscrivere anche subito, ok, cercate presentazione del Volada. Bene, questo è un altro mio trading system, il SIT, ok, anche qui Trading 2.0 di Sergei Magalà su YouTube, la formula della ricchezza, presentazione di un nuovo trading system. Ok, questo qui è il conto di un mio cliente, ok, che ha acquistato questo trading system e lo sta utilizzando ancora. Vedete, 2019 è ancora vivo, sta facendo un gain pari al drawdown subito, però si va avanti piano piano. Ok, quindi questo per dirvi che cioè non, quando vi spiego delle cose, io vi porto delle cose, diciamo, studiate e vissute, ok? Senza esagerazioni né da una parte né dall'altra. Una cosa importante. Quindi iscrivetevi, intanto che siete lì, vedete, dopo ci sono già dei webinar sulle piramidazioni, un sacco di cose interessanti, d'accordo? Tutto gratis. Ok, ancora una volta, dove e perché? La gestione a griglia, è vero che le incontriamo spesso nel mondo metatrader e nel mondo, diciamo, dei sistemi di trading commerciali, ok? Ma li troviamo anche molto più spesso di, diciamo, di come pensiamo. Li troviamo... Scusate, correggo. Ho l'abitudine di correggere in diretta i refusi. Li troviamo anche utilizzati da tantissimi trader che però non vengono chiamate con il nome di griglia e martingale. E questa è una cosa che ho scoperto anni e anni fa quando mi approcciai appunto al trading, sia sistemico sia quello manuale, e ascoltando tra le righe i discorsi dei formatori che seguivo, perché intanto da qualche parte dobbiamo cominciare tutti, mi rendevo conto che molto spesso li sentivo dire che avevano un prezzo di carico delle operazioni di un tot, quindi se va giù altri 20 punti, se va giù altri 30 punti mi arriva il prezzo medio di carico. Ok, cosa vuol dire? Vuol dire che loro gestivano la posizione che gli andava male con delle mediate, ok, con delle mediate oppure addirittura con delle martingale, e questo gli avvicinava il prezzo medio di carico al prezzo attuale del mercato, ok? E più questo si avvicinava al prezzo del mercato, minor ritracciamento era richiesto per fare cosa? Per chiudere in media e ottenere la solita, vedete qui, equity line da martingala, da griglia, ok? Perché quando vediamo delle equity così, ripeto, c'è sempre qualcosa che non va, ok? Si sta forzando statisticamente l'operatività, ok? E allora mi sono detto, era un po', diciamo, un periodo in cui facevo sia trading manuale sia trading automatico, ma all'inizio, quindi cercavo di capirci qualche cosa. Allora ho detto, ma a cosa mi servono tutti i segnali dell'analisi tecnica, volume profile, ciclica, tutte queste cose qui, se alla fine anche questi trader, questi formatori che hanno creato, inventato questi sistemi, queste regole per l'entrata e per l'uscita, se alla fine quello che conta è il fatto che le posizioni in perdita vengono gestite a livello di
mediata di martingala. Allora, a questo punto, non è meglio ammettere anche con se stessi quello che si sta facendo veramente, ovvero che si sta semplicemente facendo, diciamo, dei giochini probabilistici su, adesso vedi, ci arriviamo, non vi preoccupate, so che vi sto portando un po' fuori strada col ragionamento, adesso torniamo sul punto, non vi preoccupate. Allora, si tratta appunto di concentrarci su quello che conta di più. Quindi è ovvio che un formatore, un analista tecnica vi parlerà del test a spalle, dell'Ikenashi o di quello che ha visto come, diciamo, ragione per entrare in posizione, ma difficilmente vi parlerà del fatto che queste posizioni le gestisce facendo delle mediate. A mio avviso, invece, è meglio concentrarci su questa cosa qui e approfondire e magari migliorare, ottimizzare questo aspetto, se proprio si sceglie questo tipo di trading, ok, che io sinceramente ho abbandonato da un po'. Anche MyFXBook, vedete, spesso ci dà queste trappoline. Noi vediamo questa equity, ok, ha un drawdown del 20%, però qui a occhio questo drawdown non si vede, ok, per vederlo bisogna o beccare il momento in cui in intraday, vedete, ci sono le operazioni aperte, solo che chi vuole fare il furbo a questo punto cosa fa di solito? Spegne l'aggiornamento, ok? Si spegne l'aggiornamento a MyFXBook e lo ricollega quando la mediata o l'operazione è chiusa, ok? L'unico modo per sgammare è appunto vedere il massimo drawdown, oppure c'è la funzione che esamina la massima, diciamo, escursione avversa, il MAI, d'accordo? Vedete che qui arriva appunto una sola operazione che fa più del 20% di drawdown, quindi tante operazioni chiuse con scalping dopo pochi punti. Una sola operazione è sufficiente per, diciamo, fare un drawdown, vedete, di diversi mesi di operatività, ok? Quindi attenzione anche a queste cose qui. A livello di curiosità, nei primi anni in cui sono cominciato a fare trading, soprattutto ho cominciato a studiare il linguaggio di programmazione MQL, quindi per automatizzare i sistemi per la MetaTrader, era in voga il Automated Trading Championship. Praticamente era un context di Expert Advisor, di Trading System, ok? Era sul sito MQL4, dove c'erano le varie classifiche. Si potevano osservare delle performance veramente incredibili, tipo 10.000 euro trasformati in 2-3 mesi di contest in più di 100.000 euro, come in questo caso, d'accordo? Adesso purtroppo non ho trovato gli articoli con la cronistoria dei vari contest, dove venivano descritti i particolari dei sistemi utilizzati, erano molto interessanti, però adesso con questa storia che la MetaQuotes sta spingendo per far adottare più persone possibile la MetaTrader 5, il vecchio forum MQL4 l'hanno spostato come sottoforo di quello MQL5 e si sono perse tantissime informazioni, ed è un peccato. Comunque, andando a memoria, vi posso dire che in questi anni le performance più belle sono state fatte da dei sistemi a griglia, ok? Dei sistemi a griglia delle martingale, dopo le loro versioni craccate, perché in quegli anni lì gli expert advisor erano facilmente craccabili, quindi le versioni pirata giravano, che era una meraviglia, e venivano. E in particolare il sistema che ha vinto di più era la martingala Elan, nominata anche IAP, ISEA, che non è l'ISEA, quella del reddito cittadinanza, chiamavano così il sistemino di trading, ecco.
le performance più belle, però le abbiamo viste utilizzando questo tipo di martingale su cross Euro CHF. Ok, negli anni antecedenti, il 2015, questo cambio era stabilizzato dalla BNS, Banca Centrale Svizzera, ok, il cosiddetto PEG. Praticamente si inflazionava la moneta per prevenire l'eccessivo apprezzamento. Gli interventi delle banche centrali, ovvero interventi che servono per mettere in atto le politiche monetarie, okay, sono i market mover più importanti che ci siano. Okay. Quindi, quali sono le mani forti che muovono la valuta? Una su tutte è la banca centrale, perché se una banca centrale di un paese decide di valutare o svalutare, lo fa, ok? E bisogna adattarsi alle decisioni della banca centrale, di tutte le banche centrali, che siano esse dipendenti dai governi o meno, non ha importanza, d'accordo? In particolare, vediamo qua in questo grafico l'aspetto di Euro-CHF. Vedete, nel 2012 era proprio stabilizzato a macchinetta, ok, fino a quando hanno tolto il PEG nel 2015, che sappiamo tutti che cosa è successo in gennaio 2015, d'accordo? E mentre un cross è così, diciamo, piatto, controllato, secondo voi un sistema a griglia che cerca il ritorno verso un valore medio e aumenta le probabilità di riuscita con i suoi livelli di mediazione, secondo voi ha molta o poca probabilità di funzionare? Ne ha molta, ok? E in più c'è questo che io chiamo vantaggio predittivo della politica dichiarata dalla banca centrale, che semplicemente ci dice: guardate che noi il cambio lo teniamo stabile intorno a un certo valore, ok? Quindi, oltre, diciamo, all'analisi tecnica, se vogliamo, l'analisi della volatilità, del range medio, del cross, sappiamo anche le intenzioni del market mover più importante. Quindi possiamo anche, diciamo, fra virgolette, scommettere sul fatto che questa caratteristica può proseguire nel futuro. Adesso guardiamo, vediamo un po' dove voglio arrivare. Qui vado a testare tra il 2012 e il 2014, appunto, negli anni, diciamo, più stabili del cross, questa griglia. Questa qui dopo la rinomino, ve la mando rinominato Universal Grid, la modifico un po', dopo vi faccio il video un po' come, facendovi vedere come si regolano i parametri, ecco, così ci giocate un po'. Ripeto, è una griglia semplicissima, sistema semplicissimo che impariamo nel mio corso di programmazione tra tanti altri sistemi, ok? È proprio un sistema da studio, ecco. Risultato, ok, da 10.000 a 72.000 con 36% di drawdown. No, 60, sì, a 70.000, 60 di gain, ok? Quindi se stuplico, come si dice Giuseppe, se tuplico, moltiplico per 7 il capitale in un paio d'anni, ok? Interessante, qui con le freccette vedete le volte in cui, diciamo, sono stati raggiunti più livelli di martingala, però vediamo che molto velocemente si è sempre tornati a chiudere in profitto per mediata. Ok? Che cosa abbiamo fatto in realtà? Che cosa ha fatto la differenza per, diciamo, i pionieri degli expert advisor a martingala, ok, che stravincevano questi campionati e facevano queste performance incredibili, che poi se ne è abusato sicuramente, però è sicuro che qua ci ha lavorato della gente che sapeva il fatto loro, ecco, in questi anni.
oltre al fatto di programmare la griglia, che ve l'ho detto, costa solo €300 il mio corso di programmazione in 5 serate, chiunque che lo può acquistare, imparare a programmare una bella griglia a martingala. Ok, ma non è la griglia a martingala che può avere migliaia di varianti a fare la differenza. Ok, non esiste una variante, un qualcosa che faccia veramente la differenza. La differenza che cosa fa? Qual è stato? È stato l'elemento di prevedibilità, il vantaggio, quello che chiamo vantaggio predittivo, quindi conoscenza delle cause e degli effetti che stanno dietro a qualche aspetto del mercato. Ok? È l'aspetto del mercato che ci interessa. In questo caso abbiamo detto la sua, diciamo, tendenza a ritracciare verso un certo valore medio. Ok, quindi non filtri d'analisi tecnica, ci aggiungo un indicatore, ci tolgo un indicatore. Sì, se qui vado al sistema, aggiungersi dei indicatori, delle cose, una combinazione che mi fa tornare un test, un equity plasmata sul passato, bella e profittevole, si trova sempre, ma non è questa la strada. La strada è la ricerca del vantaggio predittivo. Ok. Col senno del poi, per esempio, andiamo a vedere la mia griglia volada. Ok. Quando ho avuto. Allora, intanto, volada, se andate a vedere i video, andate a cercarvi i video che ho fatto vedere prima sul mio canale YouTube, li guardate, saprete che lavora su dei cross. Con tra il dollaro australiano, dollaro canadese e il dollaro neozelandese. Ok, sono tutte valute più o meno correlate tra di loro e più o meno correlate con il petrolio. Il petrolio un pochino con l'oro, un pochino con la moneta cinese ultimamente anche comincia a vedersi qualche correlazione abbastanza forte. Però in questo caso la differenza l'ha fatta la correlazione con il petrolio. E infatti vediamo che il picco del drawdown, novembre 2018, e il secondo picco del drawdown, maggio 2019, l'abbiamo avuto quando il petrolio, ok, il prezzo del petrolio su qualsiasi mercato, che sia il Brent, o intanto sono tutti correlati, ok, sono esattamente i periodi in cui il petrolio ha avuto la maggior volatilità relativa, ovvero in minor tempo, diciamo, si è mosso di più punti percentuali. Ok, infatti adesso la nuova versione del Volada terrà conto anche della volatilità e della stagionalità, e qui vi sto regalando degli spunti che un altro vi farebbe pagare €1.000 di corso, e stagionalità del petrolio, d'accordo? Ce la mettiamo dentro questa cosa qui, lavorando sempre sul, appunto, vantaggio predittivo. Le cose sul mercato non avvengono per caso, ok? Se riusciamo a scoprirne le cause e gli effetti, siamo a cavallo, siamo a buon punto. Ovviamente anche la griglia del mio amico non ha avuto i suoi periodi di drawdown per caso. Ok, questo picco di drawdown che vediamo qui, guardate la linea gialla, ok, 23 giugno, referendum del Brexit, d'accordo? Non so, io un sistema che lavora a griglia in un periodo in cui si fa un referendum sull'uscita dall'Europa non la terrei attaccata, d'accordo? Però è un po' quello che si chiama il bias diciamo, del sopravvissuto. Ok, e il bias del sopravvissuto, c'è anche un aneddoto molto interessante,
riguardante la seconda guerra mondiale, in cui diciamo veniva calcolato, veniva diciamo stabilito di rinforzare dei punti strategici di un aereo da guerra analizzando i punti più colpiti degli aerei rientrati alla base. Ok, andavano a vedere dove ci sono più buchi delle pallottole, dei mitra, degli antiaerei, ok, e li rinforzavano. E questo che cosa ha fatto? Ha peggiorato la situazione. Perché? Perché in realtà in quei, i, 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 gli aerei da guerra che venivano colpiti in quei punti erano quelli che rientravano. Ok, quelli invece che cadevano perché venivano colpiti. Adesso qui purtroppo non mi sono dimenticato di mettere l'immagine, spero che si capisca quello che voglio dire. Ok, i punti che sembravano meno colpiti in realtà erano quelli colpiti negli aerei che non sono rientrati, quelli deceduti, insomma. Ok, questo è il bias da sopravvivenza. Quindi, che cosa è successo? In questo caso è andata bene che la griglia è sopravvissuta all'aumento di volatilità contraria dovuta al referendum, che ha causato un'escursione di prezzo importante. La seconda escursione di prezzo, anche questa, vedete cos'era, metà 2018, che comunque il tiramolla deal no deal ha causato comunque un'escursione di prezzo importante senza un adeguato ritracciamento, ha fatto bruciare la griglia. D'accordo? Quindi ne possiamo dedurre una cosa molto interessante, che i periodi di movimentazione macroeconomica o riguardante le politiche monetarie direttamente non sono adatto all'utilizzo alla griglia. Perché? Perché comunque un sistema a griglia cerca un piccolo profitto ammettendo un'ampia oscillazione di prezzo contro la propria posizione, che è il cosiddetto rapporto rischio-rendimento. Quindi periodi di forte instabilità macroeconomica o di politica monetaria saranno sempre quelli che terranno il mercato fortemente direzionale. Okay? Quindi in questi casi griglie no, non vanno bene. Ok, anche se in passato, guardate bene, a livello di backtest, queste situazioni sono state superate. Per chi fa il sistemista, perché vuole seguire i miei corsi di programmazione di sistemi o che li ha già seguiti, sviluppa i sistemi in genere, dico sempre: non innamoratevi dei backtest, ok? Perché se nel passato è stato un sistema retto diciamo, una condizione estrema, non è detto che ce la faccia la seconda volta, d'accordo? Molto importante. Bisogna sempre pensare, diciamo, a un passo in avanti nel trading. Viceversa, vedremo la prossima volta che, capovolgendo il rapporto rischio-rendimento, ok, le situazioni di movimentazione macroeconomica o di politiche monetarie ben precise sono ottime per far lavorare sistemi inversi, quindi piramidali. Slide del mio corso di training sulla Apollo Action: non tradare ciò che vedi, ma trada ciò che sai. Ok, quindi vediamo come anche qui, diciamo, non è tanto l'analisi tecnica, gli indicatori, la griglia, quanto faccio larghi i livelli. Cioè, ci posso mettere dentro qualsiasi cosa, non è quello, non sarà mai quello che farà la differenza. Farà sempre la differenza la conoscenza approfondita dei mercati e delle cause e degli effetti che ci sono dietro. Allora, questo qui è la My Facebook, quindi il conto real del trader idolo di Giuseppe Ciricola, che è come introducer broker di Tikmiu può confermare. Questo è un caso, una
caso di studi che mi ha passato lui. Praticamente questo è sempre un sistema a griglia, adesso vediamo perché so che è un sistema a griglia, vabbè, lo sapete anche voi, quando vedete del equity così sapete che è un sistema a griglia, ve l'ho già fatto vedere, non si scappa. Okay. 14.000% di gain, okay, quindi praticamente qui sono stati depositati 257.000 euro, okay, per ritirarne 1.700.000 e sul conto rimane un'altra milionata, se non sbaglio, correggimi Giuseppe. Sì, questo è un fenomeno, questo parliamo di un fenomeno, di un caso più unico che raro, però esatto. Questo per fare anche capire come TickMill, poi la leggenda metropolitana che si dice sui broker che siano market maker, ovviamente alcuni ci sono, però questo è l'esempio lampante, lo potete andare a trovare su MyFXBook, vedete che comunque il conto è certificato, conto real, e questo qui ha fatto i numeri, cioè qui c'è poco da dire. Io personalmente ritengo che sia comunque una strategia molto, molto, molto pericolosa, però le devo ammettere ogni tanto di cappello che è riuscito a, lui poi lavora solo su euro-dollaro, è riuscito a intercettare, quindi quello che tu chiami vantaggio predittivo. Mi riprendo la palla, dai, ti rimetto in stand by. Vai, vai. Ok, no, vado avanti io perché tanto le cose, quelle lì le sappiamo, che ci sono, sono mi fai perdere il filo del discorso, ecco. Vai, 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 vai. No, perché mi hai messo freno, per me questo è un fenomeno, cioè c'è poco da dire, poi non so, magari la brucerà questa griglia prima o poi, però ah. Nel frattempo sta macinando milioni di euro, non stiamo parlando di poche centinaia di euro. Assolutamente sì. Ok, e ovviamente anche qui vediamo di tirarci fuori qualche informazione che ci può essere utile, giusto? Perfetto. Allora, andando, ovviamente, quando vedo queste cose vado a curiosare come ha fatto Giuseppe, anche Giuseppe mi è andato a vedere di che operazioni si tratta, ok, fatti su euro-dollaro, ok, è una griglia, d'accordo. Però anche qui sicuramente la differenza l'ha fatto il vantaggio predittivo, che poi ci sia stata un'analisi dietro o una botta di culo pazzesca, noi non lo sappiamo. Immagino che ci sia stata un'analisi, diciamo, un'analisi dietro. In particolare, allora andiamo a vedere un po' le operazioni. Già vedendo la forma dell'equity si capisce che si tratta di un sistema a griglia. Vedendo le operazioni c'è la conferma, è una griglia. È una griglia che entra senza martingalare, quindi senza aumentare le posizioni, una griglia regolare, aprendo, vedete, tanti livelli. D'accordo, anche abbastanza ravvicinati. Vi ricordate che cosa vi ho detto? Più livelli, più vicini, più probabilità. Ok, a quanto pare Sergei non vi dice cazzate, dice le cose come stanno. D'accordo, tutte cose che si possono dimostrare, calcolare. Mi raccomando, non è che me le invento perché ci sono degli studi dietro, ecco, anni di studi dietro. La differenza anche qui l'ha fatto il vantaggio predittivo. In particolare, questo ragazzo, questo signore, non lo so, ha scommesso sul fatto che euro-dollaro rimanga, diciamo, in un range di volatilità o range giornaliero medio contenuto. È che in questi anni in cui ha lavorato la griglia, 2018-2019, questo, diciamo, range escursione in punti o volatilità è un termine un po' improprio in questo caso, però per capirci, volatilità giornaliera del cambio euro-dollaro rimanga, fosse rimasto contenuto. Infatti, in media, questo range giornaliero è solo sceso, d'accordo? Ed è una tendenza che possiamo osservare. Per fare una prova, che cosa? Allora, questo testo intanto, qui
qui abbiamo fatto, ha fatto 50% di drawdown, ok? Mi raccomando, vi ricordo che quando facciamo 50% di drawdown, per tornare al punto di partenza, dobbiamo fare quanto di gain in percentuale, Giuseppe? Vediamo se sei stato attento nei webinar precedenti. Dobbiamo fare il 100%. Il 100%, bravissimo, quindi una sovra performance. Se facciamo più del 50% di drawdown, per esempio 75, quindi drawdown più la metà del drawdown fatta fino adesso, arriviamo a 75, dovremmo fare circa 400% per tornare. Quindi già comincia a essere poco recuperabile la situazione. Quindi diciamo che tra il super aggressivo, infatti, dei test che ho sempre fatto, il 50% è quel limite estremo da non superare mai, ok? Da cercare di non superare mai, poi succede quello che succede quando si lavora ad alta aggressività. Ok, la griglia di prima, sempre con i settaggi di default che ho utilizzato per il test su EURCHF, l'ho fatto girare su euro-dollaro sul periodo in cui ho lavorato questa griglia, ok? E ho fatto anche qui, che cosa ho fatto? Da 10.000 a 100.000 dollari. Ok, quindi un'ottima performance. Con 19% di drawdown, quindi c'era margine di aumentarlo. Quindi sono andato a giocare con i parametri e portando il drawdown, adesso non mi è venuto 50%, ma circa 46-47% di drawdown. Ok, sono arrivato da 10.000 a 220.000 dollari. Ok, con la griglia, cioè la prima che avevo sotto mano, ok, quella che programmiamo con i miei studenti di programmazione, ok? Quindi una cosa proprio banale, buttata lì senza star lì a fare diciamo, adattarla alla situazione o fare chissà quali conti. Ok, e vedete anche qua i picchi in cui sono state aperte, diciamo, molti livelli. Mi sembra che sia una griglia a 6 livelli. Comunque, tutti i 5-6 livelli della griglia sono state aperte poche volte e si è sempre rientrato velocemente. Infatti, il drawdown è relativamente contenuto. D'accordo? Però anche qui non è che è la griglia ad aver funzionato. Okay. Non sono io programmatore di trading system che è riuscito a programmare una super griglia, super intelligente o cose del genere. Non è questo, non è questa roba qui. Ha funzionato il fatto che il cambio col senno del poi è rimasto con una volatilità, con un range di escursione giornaliero contenuto in questi 2 anni. Basta. Ok, è stato questo l'elemento sfruttato ed è stato questo l'elemento che si è confermato nella realtà. D'accordo? E questo ha fatto la differenza. A questo punto potremmo chiederci cosa scegliamo? Di lavorare in maniera aggressiva come questo, cercando della sovra performance con le nostre griglie e le nostre martingale? Oppure cerchiamo, come avevamo visto, il Volada o l'NCT, il mio amico, o come una griglia del genere che sì, è abbastanza longeva, però ci fa soffrire in drawdown per moltissimo tempo, che va benissimo come soluzione, però rendiamoci conto che comunque sia nel mio caso ho fatto 30% di drawdown. 50, cioè 30% di gain, 50% di drawdown, 60% di gain, 60% di drawdown. Qui alla fine abbiamo svuotato. Cioè, il sistema griglia automatico, senza interventi che tengono conto, diciamo, degli elementi predittivi, come abbiamo visto prima, non durerà tanto, perché il tempo di fatto è un nemico di questa operatività. Noi possiamo dire che per altri 10 anni euro-dollaro rimarrà con quel range
giornaliero medio? Assolutamente no, vero Giuseppe? E possiamo dire, dai, è stato così fino adesso, magari se non cambia tanto nella, diciamo, nella politica monetaria della Banca Centrale Europea, la Fed non farà grossi scherzi di tagli o di aumenti di tassi di interesse, più o meno rimaniamo lì. Questo lo potremmo presumere in un'ottica di sei mesi, un anno, giusto? Però difficilmente possiamo fare una previsione del genere a lunghissimo termine. Il bello è che il rischio è lo stesso. Una volta che ho perso il 50% del conto, è sempre il 50% del conto. Oppure una volta che ho svuotato il conto, ho svuotato il conto, giusto? Quindi a questo punto, visto che il rischio comunque gira e rigira quando si utilizza un sistema che, diciamo, non ha un stop loss corposo ragionato in macchina, che comunque cerca una certa profittabilità, in questo tipo di operatività, mi raccomando, questo non ha molto a che fare con i sistemi che lavorano in un certo modo, più tecnici oppure nel trading manuale, stiamo parlando di griglie e di martingale, molto stupidamente, mi raccomando. Non facciamo tutto un mischione di argomenti. Ok, in questo ambiente, secondo la mia esperienza, a questo punto è meglio fare una cosa del genere, abbinare una certa ricerca di un certo vantaggio predittivo, ok? Come per esempio, se andate a rivedere il mio video su Volada, avevo fatto per il Volada, che per un pezzo è stato confermato. Però dopo le cose sono un po' cambiate per via, diciamo, dei mercati correlati a quelle valute, che col senno del poi dopo introdurrò nelle prossime versioni con le informazioni in più, d'accordo? Quindi un certo vantaggio predittivo più una gestione abbastanza aggressiva. Ok? Quindi cerchiamo di prevedere un periodo limitato. Limitato non vuol dire breve, vuol dire comunque limitato a livello di previsione, in cui il mercato mantenga delle caratteristiche adeguate o adeguare la nostra griglia alle caratteristiche del mercato previste. Non è un gioco di parole, è un concetto molto importante, d'accordo? Quindi, prima legge dello trading, ogni eventuale profitto è sempre direttamente proporzionale al rischio. Siccome che nel caso della griglia sui mercati può succedere di tutto, quindi lo stop loss, realisticamente parlando, è quasi sempre l'intero conto, o comunque il 50-70% del conto, quello che vogliamo, che comunque sarebbe una perdita difficilmente recuperabile. Allora, a questo punto scegliamo, io sinceramente sceglierei, se voglio giocare con delle griglie, una versione più aggressiva, ok? Per cercare di fare della sovra-performance di questo genere, ok? Dopo un po' ritirare il capitale e non pensarci più, piuttosto che cercare una griglia che sopravviva per 10 o 20 anni. Dopo Giuseppe mi dici quello che ne pensi, altrimenti si potrebbe in teoria sfruttare il vantaggio matematico della martingala, ok? Quindi l'aumento della probabilità di chiudere in media aumentando il numero dei livelli di mediazione e il moltiplicatore, però questo può funzionare solamente se abbiamo un conto di trading vastissimo e entriamo con size di partenza piccolissime e abbiamo la possibilità eventualmente di ricapitalizzare se superiamo, diciamo, un certo tipo di drawdown. La martingala matematicamente vince sempre a patto di avere il conto infinito, quindi non è il caso, d'accordo? Quindi ben venga, diciamo, l'utilizzo di grilli e martingale in maniera aggressiva. E ci possiamo aggiungere un piccolo trucchetto che me l'ha fatto venire in mente, questo
questo mio, diciamo, follower, che mi ha ricordato delle cose che insegnavo sul Bitcoin. Ok, adesso non sto qui a dire, ah, l'ho fatto comprare a 3.000, 3.500, l'ho fatto vendere a 17.000 senza più chiamare i long. Vabbè. Diciamo che con il Bitcoin in Italia sono quello che si è preso di più, almeno dei trader conosciuti. Comunque, a parte questo, la mia strategia insegnata nei webinar qual era? Era quello di cercare di entrare solamente sui ritracciamenti, infatti la strategia l'ho chiamata entra bene chi entra ultimo, ritracciamenti del 30-50% per chiudere una volta che lo strumento finanziario avesse raggiunto il massimo relativo precedente prima del ritracciamento, quindi di fatto un 100% di gain, di ritirare la metà del capitale, quindi il guadagno, in modo da portarsi a break even, per dire se io faccio lavorare una griglia del genere, la cosa sveglia da fare qual è? 10.000 euro che ci metto sono i miei. Ok, cerco di farlo lavorare, sicuramente spero di portarmi a casa 100-200.000 euro di profitto. Toglieteci, metteteci tutti i zeri che volete, ok, è relativo, si può parlare anche di 1.000 euro, 2.000 euro, che non ha importanza, però non serve che lascio il sistema attaccato per arrivare a 200.000 di gain. Appena faccio un 100%, quindi 10.000 di gain, prelevo 10.000 e lascio lavorare la mia martingale. Giusto, Giuseppe? Vorresti? Assolutamente. Sì, assolutamente. Ma sai che Quindi, vantaggio psicologico hai poi? sì, vantaggio psicologico, vantaggio monetario, vantaggio effettivo perché qualsiasi previsione facciamo sul mercato può funzionare come può non funzionare, d'accordo? Quindi proteggere il capitale è sempre una cosa buona. E con questa, diciamo, impostazione strategica generale, possiamo andare a cercare, magari sia della sovra-performance, però con quell'accorgimento in più di proteggere il capitale. Quindi se facciamo il 100% di gain, la metà ce la portiamo a casa e poi finché la barca va, lasciala andare. Ok, quindi ricerca del vantaggio predittivo è la prima cosa. Okay. È proprio la base di tutta la mia formazione. Vai. Finish, anche perché è passato più di un'ora. Niente, non Ottimo. riesco a stare dentro un'ora, Giuseppe. Adesso faccio un po' di No, formazione. ma ci sono poi diverse domande. Aspetta, Giuseppe, adesso vado di promozione, però perché quest'ora bisogna che qualcuno mi compri 10 corsi. Riesci poi a dare 10 minuti per lo spazio alle domande, visto che comunque ce ne sono diverse. Sì. Tutto. Tanto tu promuovi il. Allora, vi faccio vedere. Quando vi parlo di probabilità, allora, questo qui è intanto il mio corso di trading, quello diciamo più importante, corso di trading su Forex con l'Apollo Action. Ok, quando vi parlavo di probabilità, so che non sono cose che di solito vengono prese in considerazione anche a livello di terminologia di approccio, d'accordo? Faccio vedere, queste sono le slide dell'Apollo Action 1, il primo corso, diciamo, quello di base. Parliamo molto di questa cosa qui, rapporto rischio-rendimento, facciamo degli esperimenti, esperimenti statistici. Andiamo a vedere come un sistema che entra a casaccio con un livello di mediazione, ma proprio entrando a casaccio, lanciando la manettina, può sopravvivere degli anni, ok? Proprio semplicemente giocando con le probabilità. Studiamo il drawdown. Ho introdotto il concetto del triangolo magico per far capire a chiunque la relazione che c'è tra il rischio, l'eventuale profitto e la probabilità.
studiamo queste cose qui e poi ovviamente strategie operative concrete, andiamo a capire perché l'analisi tecnica è tutta, diciamo, una presa per i fondelli, andiamo a vedere gli aspetti pratici del mercato, perché è inutile che mi fanno vedere dei sistemi anche automatici, i backtest che fanno sì, scalping notturno, che poi vai a vedere, sono tutti che sfruttano quello che può sembrare un bias, diciamo, notturno, in realtà non è sfruttabile perché è dovuto solamente all'aumento dello spread nel periodo del rollover, quindi andiamo a toccare veramente ogni aspetto di quello che sono, diciamo, i mercati finanziari, il mercato del Forex. Ok, questo è un corso molto importante anche perché, siccome che è il corso più figo che ci sia al mondo, io adesso un aumento non costa più 600 euro, adesso lo sto vendendo a 6,97, però a fine mese costa 1.000 euro. Comincerò a fare come fanno tutti, le sponsorizzate, quelle cose lì, ovviamente aumenterà il prezzo. Okay. Quindi, per informazioni, trading 2.0, questo è gmail.com, sito web sergeymagala.net. Okay. Lì trovate tutte le informazioni sui corsi, per chi vuole imparare a programmare sistemi di trading, o il mio corso di MQL. L'hai fatto questo, Giuseppe? Sì. Sì, sono anche dentro la tua chat di Telegram. Esatto. Tutte le recensioni, tutto. Esatto, acquistando questo corso dopo entrate, diciamo, nel mio mondo, ecco, quindi segnali operativi e tutto quanto. Sul sito, se andate qua dove dice webinars, qui c'è la pagina dei webinar in programma. 29 ottobre, martedì prossimo, voi potete iscrivere gratuitamente, ci sarà la seconda parte della presentazione del mio portafoglio di sistemi di trading per il 2019. Allora, lo scorso webinar avevo messo in vendita 10 trading system, che non sono martingale, cioè sono sistemi tecnici comunque dopo su YouTube per recuperare la registrazione dello scorso webinar, e sono andati via subito. Dopo richieste su richieste, ho rimandato la seconda parte del webinar e metto in vendita altri 10 sistemi, poi basta per il 2019 chiuso. Voglio avere solamente 20 sistemi dei miei in giro. Però, se non siete interessati al sistema, comunque durante il webinar vi spiego tante cose interessanti. Potete anche leggere l'articolo, gli articoli e tutto il resto, che parliamo di cose un po' particolari, ecco, non disegnini, scarabocchi su grafici, figure geometriche, cose che ovviamente non esistono e non ci sarebbero utili in nessun modo per guadagnare sui mercati finanziari. Va bene, pippone promozionale concluso. E poi, tra l'altro, Francesco ti dice che è un tuo studente di fare la marchetta bene perché dice che il vero valore aggiunto è il gruppo Facebook e il canale Telegram dove tutti gli studenti si confrontano come in una trading room. Questo poi, quindi hai già una recensione super positiva. Sergei, se sei d'accordo, io, visto che comunque ci sono delle domande, 10 minuti. Risponderei se riesce a essere anche abbastanza conciso. Allora, Pietro dice: in un periodo incerto come quello attuale, che impedisce previsioni a lungo termine, come si fa a pensare alla griglia e alla martingala? Pietro, però mi dico qual è il periodo che sia certo, perché sui mercati finanziari, da quant'è che ci siamo, siamo sempre a un periodo incerto. E c'è un market mover dietro l'altro. Cosa ne pensi, Sergei, su questo appunto di Pietro? Beh, praticamente hai risposto tu, cioè di certo non c'è mai niente. Di certo non c'è mai niente. Vi ho fatto vedere un esempio pratico in cui, aspetta che ripesco la slide, per
esempio, su sterlina e dollaro, se aprite una, adesso non farmi aprire la piattaforma che ho spento la macchina virtuale, su sterlina e dollaro sono andato a vedere, aspetta che la rispetto, ecco. Abbiamo notato fin dal 2016 che tutte le discussioni politiche rispetto al Brexit, quindi anche tutte le successive discussioni, deal, no deal, d'accordo, non so se seguite queste cose qui, bisogna seguirle se fate i trader, hanno comunque avuto una ripercussione importante sui movimenti della sterlina contro tutte le valute, quindi tutti i cambi, tutti i cross con la sterlina, d'accordo? Quindi qui abbiamo già, diciamo, una struttura causa-effetto che si rispecchia sui prezzi. Quindi sulla sterlina eviterei griglia martingala, soprattutto perché comunque, diciamo, tutto questo carosello macro, diciamo, informazioni non è concluso. Ok, deal, no deal, adesso la regina magari domani si sveglia male. D'accordo, evitiamo. Questo, diciamo, è un elemento, diciamo, di prevedibilità, un vantaggio predittivo, anche quello di non utilizzare questo tipo di sistema. Magari sulla sterlina adesso saremmo più propensi ad utilizzare sistemi più trend follower, che a differenza della griglia avranno un'uscita in perdita, uno stop loss più ravvicinata. Però se si prende un movimento che a monte avrà delle cause geopolitiche piuttosto che economiche importanti, col movimento cercheremo di seguirlo o semmai piramidarlo. Ok, quindi anche il fatto di aspettarci o verificare, renderci conto di una situazione non stabile, anche questo è un vantaggio predittivo. Quindi c'è, cioè, la domanda è giusta, d'accordo? Nello specifico su euro-dollaro abbiamo visto comunque tutti questi tiramolla interni europei, ma alla fine negli ultimi anni, dal 2015 in poi, non hanno prodotto tanta reazione del mercato a livello di volatilità. Quindi qui il trade è stato, diciamo, interessante. Però non c'è solo questo, ok? C'è sempre ancora l'euro CHF, c'è, non so, il cambio, appunto, come dicevo prima, dollaro australiano, neozelandese, c'è lo yen. Ok, c'è il dollaro canadese, se succede qualcosa di grosso, quasi sicuramente è perché è successo qualcosa di grosso col prezzo del petrolio. Quindi anche lì può essere, diciamo, un modo di switchare on off un sistema aggressivo su quei cross lì, guardando che cosa? Guardando l'andamento del petrolio, dei futures sul petrolio, giusto Giuseppe? Quindi Giusto. è ovvio che non c'è la formula matematica precisa, cioè non troverete un cartello scritto andate tranquilli che su euro-dollaro o su dollaro australiano-dollaro ci sarà una volatilità ridotta per i prossimi 6 mesi, assolutamente no, è un prenderci, perché noi in questo caso, io vi ho fatto vedere degli esempi nel bene e nel male. Qui abbiamo visto un esempio nel bene che, strutturando il rischio e le cose in un certo modo, dove il dico in un certo modo abbiamo avuto delle performance stellari, ok? Dietro magari ci sono 10 conti svuotati di fila, giusto Giuseppe? Noi non lo sappiamo. O No, comunque, magari. il concetto che deve passare è quello di massimizzare e di sfruttare al massimo una situazione, come in questo caso ci si punta sulla lateralità,
bassa volatilità di euro-dollaro, si va a fare quelle cifre. Ovviamente lì, come hai detto tu, devi prelevare il prima possibile. Una volta che hai prelevato anche parte dei guadagni, vai tranquillo, finché non scoppia il conto. È inevitabile, quindi non c'è poco da fare, perché magari euro-dollaro domani aumenta di botto la volatilità, e quindi tutti i sistemi, compreso anche questo che va a mediare con posizioni super ravvicinate, salta. E proprio sul discorso delle posizioni, Daniele ti chiede: non capisco perché, aprendo delle posizioni vicine, sono avvantaggiato. Io ho sempre cercato di aprirle quanto più distanti possibili. Forse Daniele hai perso un po' il discorso iniziale che faceva Sergei sul fatto delle mediazioni. Però Sergei, se vuoi aggiungere qualcosa in risposta a Daniele. È una questione di probabilità, molto semplicemente. Se faccio delle operazioni ravvicinate, specialmente martingalando, okay, praticamente riduco la percentuale del mercato tra il primo e l'ultimo livello di rintracciamento di cui ho bisogno per chiudere. Ok? Poi è ovvio che se mi trovo ad aprire più livelli è perché il mercato mi è già andato contro, okay? Quindi il mercato non ha realizzato quel ritracciamento minimo di cui ho bisogno. Però il Esatto. problema è esatto. No, ma questa parte l'hai spiegata anche bene all'inizio, quindi magari l'utente, adesso non mi ricordo più il nome, scusami, ma ce ne sono tante di domande, però basta rivedere la parte iniziale dove hai spiegato il senso. Poi Paolo chiede: ma i sistemi grid non si possono sospendere quando si raggiunge una perdita prefissata per poi far ripartire il sistema quando la bufera è passata? E il problema, secondo me, Sergei, qui è capire quando passa la bufera, però sì, hai già detto che comunque ci sono mille varianti sui sistemi, però Sergei, tu hai detto che, se non sbaglio, che dovrebbe essere lo stop loss il conto, il saldo del conto. Io ragiono così: una griglia, un sistema a griglia che molto lucidamente, come diciamo, sua ragione di essere, utilizza appunto l'aspettativa di che il mercato prima o poi ritracci, quindi mi chiuda in media, ok? E vado a quello, proprio per questa struttura qui. Non vedo la ragione di esistere di uno stop loss, diciamo, percentuale sull'equity. Non la vedo. Tanto vale, secondo me, dedicare alla griglia il capitale che vogliamo, diciamo, mettere a rischio consapevolmente. Quindi deve essere una piccola percentuale dei soldi che abbiamo, che okay? Non è che se abbiamo un patrimonio di 100.000 euro li caccio tutti sulla griglia, sia chiaro. Ok. Però ha più senso, non so, metterci, se ho 100.000 euro da dedicare a tutti i miei investimenti, voglio rischiarmi 5.000 euro in una griglia, stiamo parlando del 5% di tutto il capitale, piuttosto studio la griglia per, ok, lasciarci questi 5.000 euro sul banco, piuttosto che metterci 100.000 euro e limitare la griglia con uno stop loss che mi includa tutte le operazioni a 20%. Perché dopo quel 20% che cosa vuol dire? Perché 20%? Perché non 30%? Perché non 40%? Cioè, il bello della griglia è proprio, diciamo, la quantità di adesso, quantità magari impropria perché non è una cosa che si può quantizzare, può quantificare, però diciamo che il senso della griglia è il massimo rispetto della imprevedibilità del mercato. L'unica cosa che andiamo a prevedere, uno, è che prima o poi il mercato ritracci, okay? E deve essere proprio un prima o poi, lo dobbiamo lasciare stare finché la griglia è aperta. E due, più in generale, capire un attimo quando è il caso di utilizzarlo o quando non è più il caso. Quindi
se devo staccare una griglia, piuttosto la stacco perché valuto che non ci sia motivo di utilizzarlo, perché mi aspetto un aumento di volatilità di cosa, piuttosto che interromperla perché di fatto col senno del poi sto subendo un drawdown. Non so se mi sono spiegato. Sì, molto chiaro. Sghe, io direi di chiudere con una domanda di Gennaro che secondo me è molto, molto intelligente perché chiede, può essere un sistema, perché secondo me questo è un po' quello che ha fatto Frero, cioè il tipo che lì ha fatto migliaia di performance, perché secondo me lui ha abbinato sia martingala che piramidazione. Gennaro chiede, può essere un sistema progettato a griglia e alternativamente con scelta discrezionale o automatica a piramidazione, ha senso? Secondo me sì, perché se poi lasci correre le posizioni, quelle che hai martingalato fino a dei livelli, può pagare. E oggettivamente io ho analizzato anche diciamo lo statement da MyFXBook di Frero, ha notato che lui lascia anche correre molto le posizioni una volta che vanno dalla sua parte, quindi non chiude solamente quando arriva a mediare quindi delle posizioni. Che ne pensi, Sergei? Beh, ha senso, sai perché ha senso? Perché ha senso la differenziazione. Leggete il primo articolo che ho trovato sul mio sito, la differenziazione. Cioè, se tu utilizzi una griglia e una piramidazione contemporaneamente, tu praticamente stai utilizzando due strategie, sempre che abbiano, diciamo, delle ragioni, diciamo, abbastanza solide per farle funzionare, distinte, ok, quindi non per forza sovrapponibile, perché se vado a piramidare da una parte e automaticamente, fra virgolette, martingalo dall'altra, scusami, che senso ha? Apro un'operazione e ne apro subito una contraria? A sto punto sto plato, giusto? No, ma tu una volta che sei entrato in martingala, magari la posizione va dalla tua parte, non la chiudi solo alla mediana per chiudere a pareggio, cioè No, lasci correre finché non arrivi a un successivo eccesso, per chiudere le posizioni in guadagno e rientrare nuovamente dall'altra parte. Questa è una cosa che un po' io. le varianti sono infinite. Si possono fare dei livelli che in realtà non sono dei livelli fissi, ma sono dei livelli che si aprono solamente quando vengono rispettate certe condizioni. Si possono fare i livelli che quando si arriva al prezzo di media invece di chiuderla attivo un trailing stop su tutte le posizioni. Si possono fare 3.000 cose. Le varianti sono quelle. Cioè, oggi abbiamo visto più, diciamo, un aspetto generale strategico. Okay, è ovvio che se ogni trader che decide di fare questo tipo di esperimento ha visto un po' i consigli, cioè come la imposterei io, diciamo, la farei, diciamo, che duri poco e aggressiva piuttosto che dilazionata nel tempo, proteggendo il capitale in un certo modo, molto lucidamente utilizzando la quantità, diciamo, di soldi messi sul conto per il griglio come stop loss. Ecco, io farei questa cosa qui. Poi le varianti sul tema va benissimo. Okay. Però non credete di trovare l'incastro, la formulina magica, diciamo, sì, io qua il mercato lo affronto da una parte martingala, ma dall'altra piramidazione, perché così mi compensa. È un po' la domanda che fa Alessio, dice, chiedendoti dopo questo discorso, se ha senso operare contemporaneamente buy e sell, magari a griglia su livelli semplici. Quindi in un verso in martingala dall'altra, magari guadagnando anche dallo swap. Questo mi sembra un po' difficile perché lo swap tra long e short sullo stesso cambio è sempre a sfavore, molto, Lo è impossibile trovare.
ogni operazione che apri tu lasci dei soldi sul tavolo, sicuramente. Se in generale qualcuno mi chiedesse, ma le griglie funzionano? Direi, le griglie funzionano tutte e nessuna. Ok? Perché tanto dietro, gira e rigira, c'è un concetto semplicissimo. Quindi io sono per stare sul semplice, sull'approfondire, diciamo, le cose basilari, semplici, piuttosto che cercare l'incastro perfetto. Perché te l'ho detto, anche a livello di esperienza, ne ho programmate decine e decine di griglie per conto dei clienti ai tempi quando programmavo su commissione. Mi sono capitati degli ingegneri che hanno tirato fuori le formule del calcolo del rumore del filtraggio nell'elettronica, ma delle robe che alla fine è quello, si chiude in media, gira e rigira. Quindi concentriamoci su quello che facciamo prima. Perfetto, sì, nemmeno mi piacciono particolarmente le griglie, insomma, tra l'altro io poi ci ho costruito proprio anche l'analisi rete su quello. Allora, direi, Sergei, ci sono ancora tante domande, ma credo che dopo un'ora e tre quarti di webinar direi di chiudere qui. Poi io magari le giro a Sergei e lui mi contatterà per darvi l'effort che è seguito. Mi trovano nei social intanto. Poi l'email è questa. Mi Esatto. compro una bella consulenza, 1.000 euro all'ora e rispondo a tutte le domande che vogliono. Allora, ci salutiamo qui. Domani mattina alle 8:45 c'è il webinar Mercati Aperti con Tony Cioli Pubiani. Per iscrivervi andate sul sito di TicMill e troverete nell'area didattica proprio il webinar di iscrizione gratuita. Quindi ci vediamo domani mattina alle 8:45 per chi vorrà seguire i mercati. Grazie Sergei e grazie a tutti per Salutami Tony, domani. aver. Assolutamente. E ci vediamo al prossimo webinar che mi piacerà particolarmente perché parleremo di sistemi piramidali. E quindi sarà un altro bel webinar da seguire. Grazie a tutti, buona serata. Ciao, ciao a tutti.